Color Abitti, co-head of Italy and head of retail distribution di Morgan Stanley Investment Management. Ecco, in questa fase di incertezza per quanto riguarda sia la tempistica del taglio dei tassi e sia l'entità di questo taglio, qual è il vostro posizionamento sull'obbligazionario? Allora, innanzitutto dobbiamo partire da un'affermazione, che l'obbligazionario è tornato a un asset class investibile e attrattiva per gli investitori, visto l'andamento poi del 2023 e l'aumento dei tassi. È chiaro che le incertezze che riguardano i prossimi mesi devono essere gestite con cautela, quindi l'orientamento di Morgan Stanley Investment Management è quello che chiaramente ci spinge verso strategie di investimento attive, gestione attiva della duration, la duration che era stata ridotta nel corso del 2023, tornata gradualmente a crescere all'interno dei nostri portafogli globali a gestione attiva e oggi è intorno ai 4 anni, potrebbe essere allungata ulteriormente nel corso dei prossimi mesi, ma dobbiamo sempre considerare il quadro macroeconomico e quindi a fronte magari di ulteriori accelerate dell'ambito inflattivo è chiaro che questo allungamento della duration potrebbe essere ritardato. Ci sono delle aree all'interno dell'asset class obbligazionaria che ci piacciono particolarmente, guardiamo con interesse al debito dei paesi emergenti, soprattutto quello in valuta locale, ci piacciono tanto le cartolarizzazioni dei mutui per quanto riguarda le cartolarizzazioni del debito più in generale per quanto riguarda l'ambito diciamo del credito e anche la componente a yield, soprattutto quella americana, riveste ancora una particolare importanza all'interno delle nostre strategie obbligazionarie. Ecco, il fatto che presumibilmente la Federal Reserve posticiperà il taglio dei tassi e forse lo ridurrà anche, cambia qualcosa in questo scenario che lei ci dipinge? Non cambia dal punto di vista dell'interesse dell'asset class obbligazionaria e di quello che può produrre poi per gli investitori un investimento in obbligazioni che comunque deve essere, come dicevo poc'anzi, diversificato, quindi guardare a tutta la componente obbligazionaria, quindi credito e debito governativo. Cambia da un punto di vista gestionale, sicuramente le scelte degli investitori devono prendere atto di quello che sarà il contesto macroeconomico e quindi sia per quanto riguarda la gestione della duration sia per quanto riguarda la composizione dei portafogli dovranno tenere conto chiaramente di quello che accadrà di qui ai prossimi mesi.